che quando un amore è grande e un amore è vero, non ci può nessuno, guarda, nessuno si può mettere di traverso, nessuno. Questa terra è sta gente, lui una madara, terra mia, com'è bella l'avanza. Sempre stessa, tutte i giorni voglio cagnare. Felicemente commosso per la vostra presenza, la vostra partecipazione, la vostra vicinanza. Come è commovente girare per le strade di questo paese e trovare le persone che si fermano e ti chiamano per nome. Non dicono più dottore, non dicono sindaco, ma dicono Renato. Con un atteggiamento di amicizia, di affetto, di stima, di fiducia, è veramente qualche cosa di straordinario. Perché noi sappiamo, lo sappiamo tutti quanti, per 40 anni, 30 anni questa città è stata sottoposta ad una dittatura militare, io la continuo a chiamare così, la gente è stata infelice. E questa infelicità è stata una delle cose più drammatiche che potevamo ricevere da questi signori. Oltre che il futuro di questi bambini, il loro futuro, messo in discussione dall'inquinamento ambientale, messo in discussione da una città costruita male, costruita senza norme, senza regole, il futuro perché non ci sono spazi verdi, perché non c'è un'adeguata pulizia delle strade. Hanno messo in discussione questo. Io ho combattuto contro i rifiuti tossici, non ho fatto affari con ecomafiosi. Non so chi ce l'ha fatti di affari con gli ecomafiosi, ma io di certo no. Io ho combattuto contro la criminalità organizzata, non so gli altri cosa facevano nel frattempo, se ci andavano a braccetto o ci andavano a mangiare la pizza insieme. Ho corso i rischi per queste cose. Nel piatto della bilancia del più, del positivo, io ci metto tutto questo. A fianco ai miei errori, a fianco ai miei difetti, a fianco alle cose che ho sbagliato nella mia vita. Ebbene, io mi immagino e sogno di poter scrivere fuori le porte della città, a Casal di Principe la Camorra ha perso e ha vinto il popolo, hanno vinto i casalesi e non il clan dei casalesi. La Camorra qui è stata sconfitta stasera, qui in questa piazza, e abbiamo cominciato a costruire un mondo nuovo. Fatto delle biciclette, fatto dei giovani che disegnano, che fanno questo, da Pino Divisione che canta. Un mondo nuovo, pronto a fare la sua marcia, a conquistare il resto del mondo, con la propria straordinarietà. Terra mia, terra mia. Ma non è io che devo vincere, siamo noi che dobbiamo vincere. Quando andrete a votare domenica, bravo, la crocetta non la farete sul nome di Renato Natale, la farete sul nome della città di Casal di Principe. Questo è quello che andremo a fare, perché è questa città che merita di vincere e di lottare e di cantare la sua libertà.